Sì, va sistemato, ottimo, va bene. No, cambiamo cosa, faccio una finestra, così. Cosa ti do? Ragazzi, allora guardate, dottor Minchia. Tocco. Tocco, ma non siamo in live. E poi è top. Allora, ragazzi, io sto morendo con un attacco di cervicalgia acuta. Sto per vomitarmi addosso, praticamente. Mi hanno fatto sparire le punture di Muscoril. Però continuano ad asciugare i bicchieri per la cena, perché c'è molto rancore sociale. Non ridere. Io poi col colorante rosso ho fatto delle... C'erano i guanti dentro, papà. Secondo te perché? Guarda. Allora, io vi avverto, qua dentro c'è il colorante delle uova, mamma. No, stanno messo sopra la cappa. Sopra la cappa, la capra campa. Sotto la cappa, la capra crepa. Allora, facciamo un attimo. Qua ci sono orchidee come se non ci fossero domani. Io sto sbarellando totalmente. Qua c'è la crostata di fragola. E vi spiego perché è rossa anche la gelatina. Perché avendo usato lo zucchero di canna vergine, quello umido delle Antille, del Mascovado, Moscovado, la gelatina era color... Non è falso, papà, era color, come dire, diarrea. Diciamo le cose come stanno. Allora, ho utilizzato il colorante per le uova Vopsea Owa. Però, nonostante ci fossero i guanti dentro, io non li ho usati. Perché me l'ha detto la Bertolani. Questo è il marocchino quella volta. Questo è che non devi dire in ogni video marocchino, perché questi qua prendono tutto in criminale. Allora, ragazzi, questa è la pasta Dolce Gabbana. Perché ci siete Dolce Gabbana sulla pasta, papà? Ma secondo voi se la... scusate mamma, ma perché usi le tovagliette per asciugare questo video? Mi sento male. Perché riesco, asciugano di più. Ascolta, dia Franco. Papà! Smettila! Facciamo la tavola direttamente. Sì, però prima della tavola io sto morendo di cervicalgia, mi sto per vomitare della schiuma addosso. E allora? E dove stanno le mie punture? Ah, che ne so, dove allora, l'hai messa? Mia madre ha preso questa tovaglia, che è ottima, un domani dovesse servire come addobbo funebre. Facesse una cosa giusta. No, va benissimo, va benissimo. Io non l'avrei presa rossa, l'avrei presa nera. Ma... che ancora più te lo... c'era già il pecorino. Anche la pecorina, papà. Papà, cosa stai facendo? Spiegami. E secondo te è una cosa intelligente? Sei il mago Silvan? Eh sì, cadendo poi progressivamente tutto il resto di là. Qua c'è il suo. Se mi, guardate, vi faccio, facciamo uno scambio. Se mi tirate fuori le mie iniezioni, io impano le cotolette. No, le impano io. No, le devo impanare io alla siciliana. Però voglio le mie iniezioni. Capirai cosa ci sono. Voglio le mie iniezioni. Ma che, dove le hai messe? Dove stavano non ci sono più. Ma chi è il bagagliaio? Guardate le uova. Allora, questo l'ha regalato mia mamma. Allora, no, se mi sento male, raga. Mamma mia. Ragazzi, non auguro. Questo l'ho regalato mia mamma al tutor. Questo l'ho comprato io. Scontato. A dopo. Penzola versus Nabiki. Dille qualcosa. Non si ringhia e soprattutto non si mozzica. Sì, ma non si può andare giù. Noi non siamo mai visto nessuno portare i cani a passeggiare alla aiuola dell'autostrada. Ci abbiamo il giardino. No. Ma no. Buona Pasqua, amici. 21 aprile. Sto preparando la colazione di Pasqua. No, non ho ucciso nessuno. È il colorante Vopsea Owa romeno per le uova. E qua c'è salame, un po' di provolone barra, si capisce se sia provolone o cazzarola si chiama, o pecorino. Qua
residui della cena di ieri lavati. E qui abbiamo il regalo che ci hanno portato gli ospiti della Fratelli Carli. E a me la colomba pasquale non piace proprio, quindi non può stare lì anche a fare i vermi. Marmellata d'arance. La scatola è stupenda. Intanto vi... è prestissima, non sono manco le 7. Mia madre ha comprato 186 cornetti. Niente, adesso accrocco una colazione e poi vi faccio vedere. Sono incoglionita come che... Buona Pasqua! Buongiorno a tutti, è Pasqua! E buona Pasqua a tutti! Dobbiamo risparmiare, buona Pasqua a tutti. Questa è la tavola immandita per la Pasqua. Si spende troppo. Toc, no, top lo devi dire dopo il live. Allora adesso io metto le uova. Qui facciamo un angolo Pasqua. Adesso vi carico questo vlog per fare a tutti voi. Ora risponderò ai tantissimi WhatsApp che mi state mandando. Vi ricordo cortesemente, non mi scrivete su Messenger perché non ce l'ho installato su come applicazione, perché lo odio, e quindi praticamente ho un sacco di messaggi da leggere, li devo leggere da PC. Ci sono pezzi di orchidee ogni dove. Ciao Mael. Dov'è il mio uovo grandi firme? No, quello che ho preso a Igor, è rimasto in macchina. Adesso me l'ha regalato mia mamma. Poi le premo insieme. Oh signore, no, ho dovuto rinunciare momentaneamente all'uovo di Kinder di Barbie perché costa 20 euro. Se domani lo dimezzano come fanno di solito dopo Pasqua, se no pazienza ragazzi. Già questa, e questo l'ha regalato mia mamma al tutor, per ringraziarlo di 5 anni di onorata carriera come assistente sociale privato di sto cazzo. Ma dai, fatemi essere buona che Pasqua. Ma è Natale che si è buoni, non a Pasqua. Io ho regalato al tutor il grandi firme, lui, ma mi sa che l'ho lasciato in macchina. Adesso io vi carico questo vlog e poi entro in live. Buongiorno a tutti, buona Pasqua. E... no, devi dire top, ma in live, non adesso, papà, tra un po'. E, buona Pasqua, adesso vi carico il vlog per farvi gli auguri. Vi dicevo che poi vi rispondo. Ieri i nostri ospiti ci hanno portato... graditi ospiti, ci hanno portato questo che secondo me è un riciclone. Però vabbè, è gradito perché... questo è un riciclone di qualche paziente. Perché una confezione così della Carli ti partono 70 euro. E conoscendo i soggetti è esattamente, e contiene una bottiglia che non abbiamo capito se sia vino o olio, marmellata di arance della Fratelli Carli, che è, sono quelli qua di Imperia, è una colomba dolce, anzi un dolce di Pasqua dei Fratelli Carli, comunque un riciclone gradito perché sti cazzi, ma vi garantisco che proprio ci metterei la... tu quanto ci scommetteresti che è un riciclone? Certo, ma non scommetto neanche. Il paziente, dottore, l'ho portato un presente per... si sono messi lì tra presenti, cosa ricicliamo a Salvatore? Sai cosa riceve per Pasqua, Franco? Di tutto? Di tutto. Quindi si sono messi lì nella... nella murgia di cose, cosa portiamo a Salvatore? Leti? Vabbè, ciao una mia Maria Sofia che viene a fare gli auguri, venite a fare gli auguri di Pasqua, dei cani piccoli e dei cani maleducati. Gru. Cane brenzola? Te rimane a Varcaturo io, sa? Maleducane. Ha petolato tutta la sera ieri. Cane brenzola? Ma Elle, fagli auguri di Pasqua dai Ducane. Non imbruttire una Biki. Bulla. Ok ragazzi, vi monto il vlog perché poi voglio... cosa c'ho qua? Ah, tipo mi è scoppiato una vena.
Vabbè. Non è trucco, ragazzi, quindi adesso vado a vedere che cazzo è. Qua c'è una falda. Brenzo là. Brenzi. Ah, ragazzi. Ah, ragazzi. Volete vedere cosa si sta perpetrando? Ma questo che vedete qua non è trucco, eh? Quindi è un po' preoccupante. Mael, basta! Guardate. Brodo di... Non riesco. Ho le mani che mi tremano e non riesco. Brodo di carne. Arrosto. Oh, ho parlato, ho detto secondo me ti impazzi. Dove avete messo il Turtlen? Posso azzardare che tre confezioni, sette. Papà, papà, papi, 7,50 sono sufficienti, non un chilo di tortellini? 7,50? Sì. Oh, sai cosa? Che la rimanenza gliela diamo al maestro. Ah, se gliela date? Sì, ok, ok. Io ho la mia nuova di là, se proprio dovete, ma la devo tirare fuori dalla scatola e non è che mi vada tanto. Papà, bisogna meritarsene le cose.